la prigione di Stanford, l'obbedienza all'autorità di Milgram, il conformismo di Ash, sono alcuni fra i più noti esperimenti psicologici. Oggi, per l'appunto, esploreremo uno degli ambiti più conosciuti della psicologia, la psicologia sociale. Per parlarne c'è con noi la professoressa Ziraishi, docente e ricercatrice dell'Università di Catania. Buongiorno professoressa. Buongiorno. È un piacere averla con noi e da parte mia, che sono appassionato della materia, è un onore poter parlare della psicologia sociale. Professoressa, ci dica, di cosa si occupa questo ambito della psicologia? La psicologia sociale si occupa principalmente di quello che è l'individuo all'interno del mondo sociale, naturalmente. Per cui quelli che sono ad esempio gli atteggiamenti dell'individuo, il conformismo, oppure il pregiudizio anche. Alcuni ambiti della psicologia sociale si occupano anche della psicologia della famiglia e si estende poi fino alla psicologia della comunità. È naturalmente una materia molto vasta che, ripeto, mantiene sempre come punto di riferimento l'individuo e il mondo che lo circonda. Certo, professoressa, spesso capita anche di fare confusione fra la psicologia sociale e la sociologia. Qual è la differenza fra queste due discipline? La differenza principale è l'oggetto di indagine, nel senso che la sociologia tende a fare analisi più a livello macroscopico, mentre la psicologia sociale si occupa di quello che sono invece, in qualche modo, perdonatemi il termine, non lo amo, i vissuti dell'individuo, per cui l'aspetto più della personalità, degli atteggiamenti e così via, mantenendo appunto come punto di riferimento l'individuo e non la società. Certo, che riguarda la sociologia. Diverso. La disciplina come si è evoluta nel tempo? Allora, la psicologia sociale nasce ai primi del Novecento, il primo manuale di psicologia sociale del 906 o 7 più o meno, non era un vero e proprio manuale di psicologia sociale naturalmente, ma era molto centrato su quello che sono le caratteristiche individuali dell'individuo. Così come la conosciamo, diciamo che prende spunto negli anni 30 con i primi esperimenti sul conformismo di Ash e di Sheriff. E poi si è evoluta per quello che conosciamo oggi. In Italia lo sviluppo com'è stato? Allora, in Italia naturalmente parte più o meno negli anni 50, fine degli anni 50, inizio degli anni 60. Il momento che mi piace indicare come sviluppo della psicologia sociale in Italia è la prima conferenza che Tachfel ha tenuto in Italia nel 76 o 77 all'Università di Bologna, immediatamente seguita dalla stessa conferenza all'Università di Padova. In quel momento lì, quella che è la teoria dell'identità sociale era naturalmente molto difficile da capire, perché anche in Italia imperava il cognitivismo, però un po' alla volta si è iniziato a capirla. A diffondersi, naturalmente. Secondo lei, professoressa, quali saranno i temi che nell'avvenire diventeranno cruciali? Allora, visto che la psicologia sociale si occupa dell'individuo all'interno della società, è difficile fare delle analisi a priori perché molto dipende dallo sviluppo della società. In linea di massima rimarranno come temi sicuramente preponderanti tutto quello che sono le relazioni intergruppi, a causa appunto della globalizzazione e quindi dello scambio di interazioni tra i vari popoli. Per chi è appassionato della materia e chi vuole approcciarsi alla psicologia sociale, quali testi consiglia di utilizzare? Allora, personalmente, per quella che è, diciamo, la mia indole, sicuramente due: La natura del pregiudizio di Gordon Allport, è un bellissimo libro di Tachfel in cui parla degli esperimenti ai gruppi minimali e della teoria dell'identità sociale. Va bene, professoressa. Quali sono gli sbocchi lavorativi che offre la psicologia sociale? Allora, all'interno della psicologia sociale dipende un po' da quello che è poi l'ambito in cui ci si specializza, perché dalla parte ad esempio della psicologia della famiglia a tutte quelle che sono le interazioni familiari. Per quanto riguarda invece uno studio più approfondito degli atteggiamenti, uno sviluppo potrebbe essere il marketing, la comunicazione, certo, e così via. Per quanto riguarda invece lo stretto delle relazioni intergruppi, tutto quello che riguarda l'integrazione di minoranze, per cui in generale all'interno della società. D'accordo, professoressa, per concludere c'è un messaggio che vuole lasciare ai suoi studenti?
di studiare non soltanto per passare la materia, ma principalmente per apprendere qualcosa. Condivido assolutamente questo. Va bene, Orsessa, la ringrazio moltissimo da parte di Psicologia Academy per questo spazio sulla psicologia sociale. Grazie mille a voi. Da qui è tutto, un saluto da Ilario.